Parliamo ora di cultura perché sabato scorso a Milano presso la Fondazione Cariplo il presidente Lombardo Maroni ha incontrato il ministro della cultura Brai a fare il punto della situazione, soprattutto per quanto riguarda i teatri. Per noi c'era Ilaria Tettamanti. Presidente, soddisfatto di questo incontro con il Sì, ho Ministro? trovato una buona disponibilità da parte del Ministro Brai, che ho ringraziato per l'incontro e per l'impegno. Ci sono però delle cose che vanno affrontate per salvare e salvaguardare le eccellenze del piccolo, della Scala, non solo di questi due e di altri enti lirici. E interventi che non saranno probabilmente emendamenti, perché ci sono anche norme europee, però dobbiamo trovare una soluzione. Ecco, non possiamo pensare che il piccolo, la Scala chiudano perché c'è una norma europea fatta per altri scopi che interferisce sulla loro. Sono eccellenze, specificità così particolari che devono essere tutelate con interventi ad hoc. Non sarà un emendamento nella legge di bilancio, probabilmente no, però bisogna studiare una norma specifica. Questo abbiamo chiesto al Ministro, che si è detto disponibile a lavorare con noi, cosa che faremo da subito, per trovare il modo, la soluzione legislativa che consenta al piccolo, alla Scala e alle loro specificità di rimanere. Sono due eccellenze mondiali, non solo lombarde e italiane, per cui serve un intervento ad hoc. Se poi dovesse servire intervenire presso le autorità europee, non ho dubbi che il Presidente Letta lo farà. Le norme europee fanno sì che si applichi questa normativa al piccolo codice Istat, che di fatto snaturano l'azione e l'attività del piccolo. Ci sono tante componenti che derivano. Questo per il piccolo. Sì, e per la Scala è un po' diverso, però io penso che questa crisi, diciamo così, possa essere utile per avere la possibilità di fare un intervento definitivo sulla governance, sul finanziamento, sul controllo, con l'unico obiettivo di garantire a questi due enti la prosecuzione della loro attività, che è un'attività di eccellenza. Se serve anche una nuova legge, io penso che sia l'occasione giusta per farlo, perché l'obiettivo deve essere questo. Quindi discuteremo col Ministro, e valuteremo tutte le possibilità e le opportunità, le cose utili da fare. La Regione Lombardia è disponibile ovviamente a giocare la sua parte, sia come sostenitore, finanziatore, sia come per il ruolo che ha di dar voce alle istanze e alle esigenze del territorio. L'importante è trovare una soluzione in termini non ideologici, molto concreti. Pubblico-privato va bene, decidiamo chi fa che cosa, chi mette i soldi, come sono governati gli enti. Però dobbiamo farlo rapidamente e con una soluzione che garantisca agli enti la prosecuzione della loro attività, cosa che oggi è a rischio. Da qui l'allarme che abbiamo lanciato e che il Ministro Brai ha recepito, quindi conoscendolo sono certo che farà tutto il possibile perché la soluzione si trovi.